Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing consula giardinaggio farà. Ecco fatto. Ciao! L'acqua. Eccoci arrivati! Oh, ciao Molly! Ciao Sula! Ciao Coco! Ciao Charlie! Ciao Charlie! A dopo! Bing e Sula stanno piantando i semi, Coco. Per caso vuoi unirti a noi? In realtà, oggi ho voglia di saltare con la corda, Amma. Va bene! Oh, guarda Bing! Coco ha portato la corda! Io so fare tanti salti di seguito! Ora state a vedere! Uno! Due, tre, attento, Bing. Scusa, Flo. Quattro, cinque, sei. Brava! Hai visto, Sula? Bing, ne ho fatti sei. Lo sai, Coco, sei proprio una brava saltatrice. Vuoi insegnarci a saltare, Coco? Beh, posso provarci, anche se siete un po' piccolini. Certo, ma sarà meglio che prima tu vada a lavarti quelle zampette sporche. Anche tu, Bing. Io prima devo innaffiare i miei semi. Oh! Ah, è quasi finito, Bing. Pronta! Bene, allora, tutto quello che devi fare è... copiarmi. Va bene. Uno. Quasi, Sula. Adesso posso saltare anch'io, Flop? Certo, Bing. Puoi provarci dopo, Sula. Credo che quei semi abbiano abbastanza acqua. Sì. Continua a provare, Sula. La corda mi si è impigliata nelle orecchie tantissime volte, ma ho continuato a provare perché è quello che si fa quando si vuole imparare qualcosa. Uno. Quasi. Prova di nuovo. Uno. Quasi fatto un salto. Io ho già imparato a saltare. Con l'hula hoop, Sula. Forza, Bing. Ora state a vedere. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Ciao, Flop! Ciao, Coco! Ciao, Charlie! Ho delle nuove penne nella borsa, tutte scintillanti, sono di tutti i colori, ma il mio preferito è il viola. Ora te li faccio vedere. Oh, cosa sono, Bing? Sono i miei cubi! Me li ricordo questi! Li avevo anch'io da piccola. Posso giocarci? Ma io ho bisogno di questo cubo per la mia torre. Oh. Non ci sono abbastanza cubi per tutti e due. Ecco qua, Bing, per la tua torre. Grazie, Flop. Io voglio fare un arcobaleno e credo che inizierò con un bel viola. Il viola è il mio colore preferito. È quasi più alta di te, Flop. Ed è quasi alta come me. Non ancora. Hai bisogno di più cubi. E poi il blu. Prendi un viola e poi un blu, verde, azzurro e un giallo su. Costruiremo, se vuoi tu, un arcobaleno fin lassù. Tieni. La tua torre è un po' traballante. È alta come me adesso. Quasi come te, Bing. Blu? Verde, giallo. Non morderlo, Charlie. I cubi sono giocattoli, non sono cibo. Bubu settete! Non è ancora il momento del rosso. Il rosso è alla fine del mio arcobaleno. Non ho ancora messo l'arancione. Giallo, arancione, rosso, fuoco. Una festa di colori. Se tutti insieme li metterai, un bel arcobaleno avrai. Rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, poi blu e viola. Funzionando, Bing! No! È tutto un pasticcio! Tutti questi urletti sono per la torta! Oh no! Oh, guarda! È una torta davvero insolita! Sì! Che cos'è successo, Bing? Noi volevamo solo che Sula vedesse il suo lampone, Flop! Ma la torta è scivolata giù! E purtroppo si è tutta rotta!
Stanno venendo tutti qui per la mia festa con torta. Ma non si può mangiare una torta rotta. No, non si può, Bing. Chi dice che non si può mangiare una torta rotta? Secondo te, come deve essere una torta? Beh, squisiliziosa. Sì. Ecco, squisita e deliziosa. Ora, l'avete assaggiata? No. Penso che l'assaggerò, se non vi dispiace. Oh, è squisita, Bing! Che ne dici? È davvero squisiliziosa. Guarda, Sula, ho appena trovato il tuo lampone. Oh, grazie, Bing! Tieni. Adesso è una torta pasticcio. Torta pasticcio per tutti quanti! Sì! Metto la torta nei piatti e voi andate a lavarvi quelle mani appiccicose. Sì! Sta venendo via. È appiccicoso. Eccoli, sono arrivati. Svelta, Sula, sono arrivati tutti. Oh, presto. Tieni, questa è la mia carota. Ok. Banana per il piccolo Charlie. Ciao, Coco. Kiwi per Pan. Perfetto. Ciao a tutti. Ciao, Coco. Ho fatto la torta pasticcio. Torta pasticcio, grandioso. Torta pasticcio. È una cosa da Bing. Ed è piaciuta tanto a tutti quanti. Ho finito il mio succo. Finito. Anch'io. Riuscite a far fischiare i cartoni dei succhi di frutta molto bene. Paget riesce a fischiare senza il cartone del succo. Come riesci a farlo, Paget? Oh, prima si mettono le labbra in fuori, così. Poi si prende un bel respiro e si soffia molto delicatamente. Riprovate. Le labbra in fuori, un bel respiro e soffiate. È difficile. Sì, hai ragione. Per fischiare bisogna allenarsi. Tu ci riesci, Flop. Oh, è vero, Bing. Ma non bene come Paget. Lei ha davvero un talento nel fischiare. Cos'è un talento? Il talento è l'abilità di fare qualcosa in modo speciale. Il talento di Paget è fischiare. E il talento di Flop è quello di suonare la sansula. Io ce l'ho un talento, Flop. Certo, ognuno di noi ha un talento, Bing. Devi solo scoprirlo. Io ce l'ho! Il mio talento è quello di suonare la tromba. Guardate! Wow! Voglio provare a farlo. Anche io. Non credo che il nostro talento sia quello di suonare la tromba. È difficile se non hai la proboscide. La dottoressa ha una porta girevole. Oh, un momento. Meglio aspettare che si fermi, Bing. Oh, ora possiamo entrare. Sì. Giro, giro, tondo. Giro, giro, tondo. Ciao, Bing. C'è anche Sula, Flop. Oh, sì. Ciao, Bing. Ciao, Sula. Ciao, Flop. Ciao, Amma. Sono venuta per farmi il vaccino. Anche io. Ciao, Sula. Salve, dottoressa Molly. Ciao, Bing. Sono il dottor Bing. Bing. Ah, sì, certo. Dottor Bing. Sono pronto per farmi il vaccino, dottoressa. Sai, apprezzo il tuo entusiasmo, ma da medico a medico, penso sia meglio seguire l'ordine della lista. Oh. E quindi ora tocca a Sula. Sei pronta, Sula? Io non voglio più farmi il vaccino, Anna. Tranquilla, Sula. È una piccola, minuscola puntorina. E poi avrai uno speciale adesivo scintillante di OPTV. Sula? Siamo pronti per te, Sula. Oh, va bene. Andiamo. Ah.
pensi che Sula abbia già finito di fare il vaccino, Flop? Non lo so. Pensi che sarà doloroso? Giusto un pochino, ma dura solo un attimo. Guarda, Bing! Ho avuto un adesivo di Happy TV! Oh, sì! Sei stata brava, Sula! Il prossimo sulla mia lista è un certo dottor Bing. Sono io! Andiamo, Flop! Abbiamo un Bing molto importante. Andiamo, Sula! Ciao! A presto, Ambus! Ciao, Sula! Ciao, Bing! Ciao, Flop! Già di ritorno? Ciao, Paget. Ciao, Paget. Va tutto bene, d'accordo? Mi dispiace, Paget. Ti dispiace, Bing? Ma di cosa? Ho rubato un lecca-lecca, però non sapevo di averlo rubato e l'ho leccato tutto. Oh, ok. Me lo fai vedere un secondo? Sì. Grazie, Bing. Non avresti dovuto prendere il lecca-lecca, ma sei molto coraggioso a chiedermi scusa. Oh, grazie, Paget. Su, avanti, paghiamo questo lecca-lecca. Ecco qua. Grazie, Flop. Ci sono. Potrei pagare il lecca-lecca con questo. Oh, grazie, Bing. Sei davvero molto gentile. Ma non è il caso. Flop ha già pagato il lecca-lecca. E perciò questo puoi tenerlo tu. Grazie, Paget. Molto bene, piccolo Bing. Andiamo. Ciao, Paget. Ciao, Bing. Ciao, Flop. Ciao, Paget. Le compere sono una cosa da Bing. Mangiamo i nostri muffin ora, Flop. Sì. Hoppity! Vieni giù! Chiamiamo Amma, lei sa che fare. Amma! Eccomi! Ma Sula, a loro non piacerà rimanere da soli. Piccoli, cos'è tutto questo rumore? Stavamo giocando ed era divertente. Sì, ma poi Hippo ti è finita sull'albero. E Hoppity è andato su a prenderla. Ma si è incastrato anche lui. Beh, non è una cosa grave. Anche ai supereroi serve aiuto a volte. Proprio così. Ci aiuti a farli scendere dall'albero? Ti prego! Ma certo, lo farò! Ma prima ho bisogno del vostro aiuto. Venite con me. Tranquillo, Bing. Starò io con Hoppity. Va bene. Arrivo! Grazie! Grazie, Bing! Ok. Ora tenete la scala ben ferma, per favore. Hoppity, Amma sta arrivando! Come stanno? Bene? Certo che stanno bene, Bing. E mi dicono di non essere così preoccupati. Ecco, arriviamo! Oh, Hoppity! Grazie per averci aiutati, Amma! È stato un piacere, Sula! Grazie! Molto brava, Sula! E anche tu, piccolo Bing. E anche Amma. Oh, grazie. Whoosh! Hippity, Hoppity, Whoosh! Zucco. Aspettate, no, no. Oh, quello non è il mio. Eh? Ecco il tuo, Bing. Ma io non voglio questo. Credo che questo sia mio. Quello è il Avete mio! Avete confuso tutto! E questo è il tuo cestino del pranzo! No, questo è il mio! Quello è il mio cestino del pranzo! Sopra c'è l'immagine di Hoppity Whoosh! C'è anche sul mio! È una coppia! Bando! Quello è il mio cestino del pranzo! No! Ehi! Che cos'è tutta questa confusione? Che c'è, Bing? Bando ha preso il mio cestino del pranzo e non vuole ridarmelo! Non è vero! Questo è il mio cestino! Sei sicuro che Pando abbia il tuo, Bing? Sì! Beh, a me sembrano identici. In quale cestino del pranzo c'erano le carote? In quello! In questo! A chi di voi piacciono le carote? A me! Io adoro le carote! Allora quello è il tuo, Bing, e quell'altro è il tuo, Pando! Oh, il mio cestino del pranzo! E ora? Siamo sicuri che ognuno abbia il suo?
Che ne pensi, Bing? Il mio non rischia di essere scambiato perché ci ha attaccato degli adesivi. Oh, possiamo avere degli adesivi? Sì! Posso prenderli, Amma? Certo! Eccoli qua! Oh, grazie, Sula! Allora, chi di voi vuole un adesivo? Oh, io! Posso avere un razzo, per favore? Certo! Bing, tu quale adesivo scegli? Oh, scegli un razzo! No, sarà meglio scegliere qualcosa di diverso, così si distinguerà dal tuo. Oh, una rana! Cra, 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 cra. Pronto al decollo! Cra, 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 cra. Pronto al decollo! Sì, stiamo soccorrendo Hoppity! Bello! Cosa sono queste grida d'emergenza? Ciao, Amma! Ciao, Amma! Ciao a tutti! Hoppity ha avuto un incidente! Sì! Oh, povero Hoppity! Su, portiamolo dentro! Pensi di poter guarire Hoppity, Amma? Credo di sì! Diamo un'occhiata! Ecco, è sul sederino! Dallo a me, Bing! Ah, sì? Lo vedo! È uscito questo, Amma. Ti ringrazio, Pando. Beh, allora rimettiamolo al suo posto. Sì, sì. Sula, puoi portarmi il mio cestino da cucito? Sì, Amma. Grazie mille, Sula. Guardate. Qui ci sono due scomparti, uno per i bottoni e uno per gli aghi. Lì ci sono i nastri e i fili. Gli aghi non si possono toccare. Può usarli solo Amma. Gli farà male, Amma? No, Bing, non sentirà niente. Oh, va bene. Che ne dici di scegliere qualcosa di speciale nel cestino per far stare meglio il tuo Hoppity? Oh, oh, sì! Ottima idea! Va bene. Oh, a Hoppity piacerà questo bottone. Così diventerà ancora più coraggioso. Oh. Oh. Bene, ottima scelta, Bing. Questo è per te, Hoppity. Oh. E ecco fatto. Come nuovo. In realtà è anche meglio. Oh, sì. Hoppity. Grazie, Amma. Hoppity, ora sei meglio di prima. E anche super coraggioso. È vero. Un caffè, Flop? Sì, grazie, Amma. Pando. Bing ha preso più torta per Hoppity. Ok. E Sula ha detto che Hoppity era cattivo. Oh. Così l'ha messo in una scatola. Poi Bing l'ha spinta. Beh, a tutti capita di arrabbiarsi, ma spingere non è una soluzione. E neanche prendere il pupazzo di qualcun altro. Beh. Dunque, che ne pensate di dirvi a vicenda che vi dispiace? A me non dispiace! E neanche a me! Oh! Beh, allora, dove possiamo mettere tutta questa rabbia? Venite! Vedete quelle nuvole? Beh, scegline una, Sula. Quella. Anche tu, Bing. Ok. Quella. Bene. Soffiate tutta la vostra rabbia verso quelle nuvole. Forza! Ora soffiate. Voglio soffiare su quella piccola lì. Ottima idea, Pando. Perfetto, sì! Bene, la rabbia se n'è volata tutta.
Porta via! Ciao, ciao, rabbia! Mi dispiace di averti spinta sola. E dispiace anche a Hopiti. Mi dispiace, Bing. Mi dispiace, Hopiti! Ma, ma, ma. Molto bene! Balabalù dice di tornare alla nostra festa! Sì! Andiamo! Sì. Guarda, mi vuole bene, Flop. Sì, sì che te ne vuole. E anch'io li voglio bene. Ora possiamo tenerlo, Flop? Oh, mi dispiace, Bing, ma purtroppo non è nostro. Oh. Raggio di sole! Oh, è Gilly! Ciao, Gilly! Ciao! A quanto pare si chiama Raggio di sole. Io volevo tenerlo con me, Flop. Ah. Lui è mio amico e non voglio che se ne vada. Lo so, Bing. Ciao, Bing. Oh. E ciao, Popsy. E ciao, Flop. Ciao. Vi siete presi cura di Raggio di Sole? Sì, l'ho fatto. E Raggio di Sole mi vuole bene. Sì. Si vede chiaramente. Sapete, lei è la sorella di Popsy. Oh, Raggio di Sole è una femmina, Flop. È vero. Brava piccola, io e Popsy badiamo a Raggio di Sole tutti i martedì. Io le voglio bene. Sì, è una cagnolina adorabile, non è vero? E anche un po' birichina, dato che se ne va in giro da sola. Fa il solletico. Sei bravo con i cani, Bing. Oh. Flop ha raccolto la sua popò e io le ho insegnato a prendere la palla, così. Oh. Raggio di Sole gioca solo con chi le piace davvero. Vorresti giocare con lei la settimana prossima, Bing? Oh, ti prego, sì, ti prego. Che idea meravigliosa, grazie, Gilly. Vuoi tenere il guinzaglio, Bing? Solo fino al mio furgone. Sì. Vieni, Popsy. Potrà giocare ancora con Raggio di Sole tutti i martedì, Flop. Certo, molto bene, piccolo Bing. E molto bene anche a Raggio di Sole. Oh, è Gilly! Oh. Ciao, Gilly! Oh, Bing! È arrivata Popsy! Sì. Ciao, Gilly! Ciao a te, Bing! Ciao, Gilly! Ciao, Popsy! Ciao a tutti! Ti sto preparando una sorpresa, Gilly! Oh, ti faccio vedere! Il mio è praticamente finito! Brava, molto bene! Oh, è un castello delle cucine. Dov'è il mio disegno? Charlie! Ma è bellissimo! No! Charlie! Oh, Charlie! Oh, vieni qui! Non l'ha fatto apposta, Bing! Lo sai che lui è piccolino! Guarda cosa ha fatto Charlie! Sì, certo, certo, Bing! Allora, vediamo un po'. Oh, questa sono io, vero? Sì! Oh, è bellissimo, Bing! Ma è tutto rovinato adesso! Beh, io penso sia sempre bellissimo! Mi fa venire in mente un giochino meraviglioso! Quale? Bisogna essere in due. Si chiama Scarabocchi. Oh, Scarabocchi! È uno scarabocchio! Beh, sì. Ma pensate di riuscire a trasformarlo in qualcos'altro? Oh, lo scarabocchio assomiglia a qualcosa, Bing? No. Oh, sì! È una faccia! Sì! Lui è il guardiano della luna! Oh, bellissimo! Oh. Possiamo farlo ancora? Certo! Io giocherò con te, Coco! D'accordo! Io giocherò con te, Bing! Adesso prendiamo tutti un foglio di carta! Si gioca scarabocchiando! Sì! E ora scambio, prego! Scambio! Ecco,
ecco Sula e Amma. Ciao Bing, sono io. Ciao Sula. Ciao Bing, sono io. Ti ho salutato, Sula. Cosa? Ciao Bing. Sula non può sentirti. Lo sai Bing, il mio pararecchio rende tutto silenzioso. Tutto silenzioso, a parte Sula. E come mai vuoi che tutto sia silenzioso, Sula? Che cosa? E come mai vuoi che tutto sia silenzioso? Che cosa? Di a Bing perché indossi il paraorecchie, Sula. Non mi piace il rumore che fanno i fuochi d'artificio. Con il paraorecchie lo sento più piano. Sentito? Piano, forte, piano, forte. Piano, forte. Oh, mi piace tantissimo. È mio, Bing. I fuochi! Ancora sorta. Bing, sono io. Sula. Ciao, Sula. Bing. Ciao, Flo. Ciao. Come stanno i miei coraggiosi campeggiatori? Io sono venuta già in pigiama. Ho portato il sacco a pelo, la mia torcia delle fate e Ippoti e il mio grande libro delle stelle. Ah, sì. Ma le stelle non ci sono ancora e non c'è nemmeno la grande, grande luna. Oh. Beh, campeggerete in giardino per tutta la notte. Sì. E vedrete quando spunteranno. Stanotte dormiremo in tenda. Non è vero, Flop? Esatto, Bing. Ma la tenda non c'è. Certo che c'è. Guarda. Oh. Allora, Bing, Sula e Amma, pronti? Sì. Flop, pronto? Sì. È proprio una tenda. E qui dentro c'è uno spuntino notturno speciale per voi, allegri Grazie. Campeggiatori. Sono stelle e lune, Bing, guarda. Un panino a stella. Grazie, Amma. Mi diverte fare i panini. Anche tu hai una torcia delle fate, Bing. Oh, sì. Non in faccia. Brava, Sula, ci vediamo domattina. Notte, Amma. Oh, Flop starà qui fuori con voi tutta la notte. Ma certo, Sula. Notte, Sula. Guarda, Sula, una stella. Oh. Ciao, Flop. Ma non vedo ciao, ancora ciao. La grande, grande luna. Oh, sorgerà tra un po'. Oh. Ippoti vuole vedere le stelle con noi. Flop, ma dov'è Oppity? Ho lasciato Oppity dentro casa. Oh, non preoccuparti, Bing. Stavo giusto andando a prenderlo. Ti porterò Oppity. Grazie, Flop. Bing, guarda! Milioni di miliardi di stelle! Oh!